Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati amici di Radio Bruno dall'area stile del Royal Hotel di Sanremo. Abbiamo qui Clementino. Ciao. Allora, com'è questo festival? È un'odissea. È un'odissea, sì, però in senso positivo, dai. È sempre una bella esperienza. Poi è una città che si colora, è una settimana fantastica. Noi artisti dobbiamo, secondo me, oltre alla gara in sé per sé, dobbiamo comunque promuovere le nostre cose, anche perché è un calderone di interviste, giornali, eccetera. Dai, una bella esperienza. Però dai, il tuo secondo Sanremo di sicuro, sì. Insomma, sarai, non dico rilassato perché l'emozione è immensa, però sei già un po' tutti i meccanismi e davvero questa maratona incredibile di promozione e poi l'esibizione serale. Cioè, no, è un po' come, sa, come la Champions League, uno la deve affrontare con la giusta mentalità. Stasera sono sul palco, quindi vediamo, dai, incrociamo le dita. Una canzone molto bella che, definiamola come l'hai voluto far tu, Black Pulcinella, questo stile. Sì, Black Pulcinella è un po' il mio stile, perché sai, è black della musica americana che ascolto e anche africana, e Pulcinella per la musica di Napoli. Io sono un pochino, sono super fan e nipote di Pino Daniele, quindi sicuramente... È il continuo del Napoletan Power, quello che io amo, la musica che ho sempre ascoltato. E niente, ragazzi, fuori un pezzo che parla di disagio sociale. Credo che l'hip hop sia nato dal disagio sociale, quindi è importante pure valorizzare certe cose. Spero di fare bella figura. Sicuramente i ragazzi si rispecchieranno nel testo della canzone, che è una canzone che parla anche di speranza, è una canzone che parla di riscatto. Vista la situazione italiana politica ed economica, molti ragazzi, se non lavorano, se sono disoccupati, assuefatti poi dalla noia, si possono lasciare andare in tante sciocchezze. E poi per uscirne è un casino, perché poi bisogna stare sempre stretti alla famiglia, agli amici, e cercare di uscire da brutte situazioni. Il testo è autobiografico, io l'ho scritto e poi sono passato da Marracash, che considero uno dei poeti dell'hip hop italiano, e mi ha dato una mano a correggere delle rime, insomma, quindi si può dire che è stato scritto più di due mani questo testo. Sono felice e spero di fare bella figura stasera, basta. Assolutamente. Sono molto emozionato, infatti sto parlando a tratti, sembro Robocop. Ma prima, sul palco, proprio quell'istante prima di entrare, che si pensa? Una paura i pazzi, si dice a Napoli. Io sono io l'anno scorso, appena sono salito sul palco, tremavo con la voce. Poi dopo la cover, invece, dopo Don Raffaè, mi sono calmato tanto. E spero quest'anno, insomma, di non emozionarmi subito a primo impatto. Sicuramente. A proposito di cover, siamo andati nel 1976 con Adriano Celentano. Sì, perché... per me portare una canzone napoletana poi era scontato, quindi sarebbe stato scontato sicuramente. Ho detto, fammi pensare al primo rapper italiano, ho detto Adriano Celentano, Please and Colin, quindi ho cercato un testo ancora attuale come Valutation, che la benzina costa di più, la lira cede, eccetera eccetera, e mi sono detto portiamo questa qui e cerchiamo di onorare al massimo il maestro molleggiato. Assolutamente. Ma ti muoverai anche un po'? No. Va bene. No, perché non, secondo me non è bene copiare gli artisti, è sempre bello metterci del suo, anche perché come fai a copiare Celentano, insomma, è inimitabile. Tra voi big ci sono due filoni, coloro che dicono no, ma della gara non mi interessa nulla, altri invece che ci tengono particolarmente. Ma io alla gara ci tengo, ma ci tengo a fare bella figura. Poi è chiaro, come ho detto prima, Sanremo è un po' un arcobaleno, no? Ci sono tante sfumature, tanti colori, e ognuno deve prendere il suo, quindi spero di fare bella figura e poi di promuovere il mio nuovo album, la mia musica, eccetera. Ecco, appunto, parliamo del nuovo album prima di salutarci, dai. Il nuovo album si chiama Vulcano, che c'ha un nome molto di appartenenza alla mia terra. Io sono molto legato a Napoli e difenderò per sempre nelle mie canzoni la città e il popolo. Però non mi piace nemmeno rimanere così chiuso nel recinto, quindi sarei rimasto solo a Napoli. Invece Vulcano mi piace anche come figura, perché
ho il fuoco dentro, e quando prendo il microfono e rappo, insomma, tiro fuori tutto quello che ho dentro, e questo fuoco che poi in realtà è la musica. La fortuna di quest'album è che il singolo Ragazzi Fuori uscirà con un videoclip girato negli scavi di Pompei, e per me, dopo il concerto dei Pink Floyd agli scavi di Pompei, Elton John, è arrivato il momento di fare un videoclip, e abbiamo con Universal, abbiamo parlato con la sovrintendenza di Pompei e ci hanno dato l'opportunità di girare il video negli scavi, la prima volta nella storia che si gira un videoclip musicale con gli attori negli scavi di Pompei e sul Vesuvio, tra parentesi con la neve, è cosa che non succedeva da anni, quindi diciamo che le stelle si stanno allineando e tutto bene. Per chiudere, l'annuncio dell'album Vulcano è stato fatto da Diego Armando Maradona, che siamo andati a cena insieme e lui ha detto: Clementino, il nuovo album Vulcano. Diciamo che siamo riusciti a mettere insieme tante cose e a creare questo concept che per me è fantastico. Spero, insomma, di fare bene e che il CD piacerà a tutti. Assolutamente, guarda, ci hai dato tantissime notizie. L'ultimo tassello è il saluto agli amici di Radio Bruno, che ti manca. Un grande saluto agli amici di Radio Bruno, la faccio di qua, bene. Un grande saluto ai ragazzi di Radio Bruno da Clementino, Spacca e Vetrino. One love. Ciao fratemo. Grazie Clementino. Ciao ragazzi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.